Siamo con Marianna Della Penna, presidente della San Francesco Mille Sport Nuoto. Nasce questa nuova società a livello agonistico dalla fusione di due società. Perché questa fusione? Sostanzialmente abbiamo effettuato questa fusione per essere più importanti e più imponenti nel territorio, per essere una grande squadra. Basti pensare che la fusione ha portato a circa 200 atleti. Quali sono i progetti e gli avvenimenti che sono programmati per quanto concerne l'ottica futura? La prossima programmazione è prevista per domenica 9, dove ci sarà l'inaugurazione dell'anno agonistico con l'ufficialità della fusione, con tutte e due le società, con tutti gli atleti. Si farà una messa alle ore 9 e poi a seguire una manifestazione di nuoto. Quanti sono gli atleti che fanno parte della neonata società? Gli atleti sono all'incirca 200, tra questi sono distinti nelle gare Pietro Cola Marussia, che ha vinto gli assoluti estivi nei 200 misti, ha partecipato anche alle Universiadi di nuoto a Shanghai, posizionandosi al 16° posto. A seguire di Fabio Nicolangelo, che è arrivato primo agli assoluti italiani estivi nei 200 stile, e Marciano Fabien, 100 stile libero, posizionandosi al 7° posto, e di Crisci Antonio, 7° nei 200 rana. Quali sono i collaboratori che partecipano in maniera attiva alla San Francesco Mille Sport Nuoto? I collaboratori sono all'incirca 5 dirigenti, ricordiamo vicepresidente Catherine Cousin, di Fabio Nicolangi, di Fabio Luigi, Amalia Tano, Gian Michele Fidelibus e Paolo D'Annunzio. Tra i vari settori agonistici si sono distinti anche la pallanuoto, siamo campioni regionali, e il sincronizzato nel propaganda è arrivato prima nel settore nazionale.